ultime notizie, va? Sì, in poche parole, sì. Signore, okay. Ragazzi, è passato il video Sparbi, ritrovi su Molino Sportivo. Oggi siamo qui per le ultime novità di mercato, di calciomercato. Stavolta non solo Serie A o all'estero, intanto vabbè, telecamera coperta, come abbiamo fatto fino ad ora, ma in generale, esatto. Perché insomma le notizie sui vecchi trasferimenti le abbiamo esaurite, adesso è il momento di parlare su di quelli più recenti. Da dove iniziamo? La cosa si inizia. Non lo so. Allora, intanto il Real Madrid è interessato ed è anche vicino all'acquisto dall'Ajax di Donny van de Beek per una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro. Allora, i soldi sono tanti. Sì, ma li vale. Il giocatore c'è. Ma l'Ajax sta facendo il supermercato. Esatto. L'Ajax sta facendo il supermercato. L'Ajax, allora, conta che comunque il prezzo non è neanche il prezzo massimo, perché il prezzo massimo si sarebbe raggiunto in caso in cui l'Ajax avesse vinto la Champions. Ah, ok. È stata buttata fuori in semifinale, però secondo me è comunque la squadra più forte in Europa dello scorso anno. Sì. Ha dimostrato di avere il miglior gioco in Europa. Per il gioco sì. Sì, vabbè, ovvio. Per il gioco dopo, magari i singoli... Le qualità dei singoli, ok, ma come gioco secondo me era la più forte squadra in Europa. Forse con il Liverpool per il gioco se la... L'essere stata buttata fuori in maniera ingenua dalla tripletta di Lucas, proprio lasciato così all'ultimo secondo, ha un po' svalutato qualche giocatore, come ad esempio Lasscione, che il Genoa si è trovato la strada spianata, signore, per il suo acquisto. Se l'Ajax avesse vinto la Champions, Sione... Può essere che... Sione se ne arriva al Borussia Dortmund. No, è qualche top club magari. Qualche top club, sì, invece ne ha approfittato il Genoa. Un colpaccio. Colpaccio per il Genoa, esatto. Cagliari Genoa, perché adesso parleremo pure del Cagliari. Che squadre si stanno facendo Cagliari Genoa? Secondo me sono squadre d'Europa League, sì, perché il Cagliari, soprattutto il reparto di centrocampo e offensivo, è qualcosa di strepitoso. C'è adesso Cagliari con l'acquisto di Nainggolan, che lunedì, secondo Di Marzio, farà le visite mediche. C'è Nandez, che ha già salutato con pianti abbondanti il Boca Juniors. C'è Rogue, che è stato già ufficializzato. Il centrocampo sicuramente è d'Europa League. Sì, Nainggolan, Nandez, Rogue. Se Nainggolan torna al top della c'è forma, anche Castro. Castro. Cioè, vabbè, Joao Pedro ormai è crollato. Forse comunque lo cedono Joao Pedro, non lo so. Poi è... Comunque, in attacco si parla di Simeone. Ma allora, c'è non De c'è Frello. Favoletti, no? Sì. Io, allora, se prendono De Frello, ok. Simeone, secondo me, è già più... meno utile. Secondo me, non lo so. Se è il Simeone del Genoa, tanta roba. Cioè, se torna a quello di 2 anni fa, diciamo, è... Comunque già il reparto offensivo ce l'hanno. Metti la coppia. Già vogliono fare l'attacco Joao Pedro, Forza 9, Bavoletti, io non sì, ci esatto. Sputo. Poi se prendono anche addirittura De Frella. De Frel, Simeone, a me sembra un attacco da Europa League. Un reparto un po' più poi, scasso. In difesa è quello. No, un attimo. Ciao ragazzi. Vabbè, bene, ormai vieni qua. Poi lo registri il video sul ciclismo, oggi doppio video di giornata, ragazzi. Parliamo del Milan, esatto. Stavamo parlando del Cagliari e del Genoa, che stanno facendo una squadra da Europa League. Ah, Nandez, grandissimo. Nandez? Nainggolan. Nainggolan. No, Nandez, chi è che non conosce? Chi è che non conosce Nandez? Vabbè, in ogni caso. Comunque, pure il Genoa col colpo alla Sessione. Diciamo che il Cagliari e il Genoa l'anno prossimo fregheranno l'Europa League alla Lazio e al Milan. Io lo spero. Il Genoa, oltre Scioni, il Genoa ha preso anche Pinamonti, Barrega al Monaco. Barrega, Pinamonti. Sono colpi buoni. Però il Genoa, cioè... sì. Ma poi Scioni soprattutto. Ajax. No, Scioni. Cioè, all'Ajax giocava. Cioè, Genoa che rischiava. All'Ajax ha fatto 45 gol. Attendere. Vabbè, ma ormai l'Ajax si è smantellato completamente. Però sì, passare dall'Ajax al Genoa, diciamo che io ci rifletto. Comunque, cioè, finché giochi la Champions League all'Ajax. Comunque, a livello di qualità ha fatto un passo avanti a voglia, cioè. Dai. Il Genoa o Scioni? No, dico il campionato. Ah beh, il campionato ok, okay, però la squadra, cioè, dal punto di vista europeo... Vabbè, qua... però... non so quale scelta possa aver... Magari sarà l'Atalanta del prossimo anno, che ne sa? Conoscendo Preziosi non penso, ma al massimo il Cagliari potrai. Tanto lo venderanno ora a gennaio, lo venderanno. Sì, cosa che tipo... L'ultimo che è stato il terzino... Chi della Genoa? No, nel senso che l'avevano acquistato. Oh, questo è esperto, è buono. E poi alla fine nulla di che, non ha fatto granché. Era al Benevento il terzo. Campbell è arrivato come veterano, esperto, cioè l'esperienza. Poi alla fine si è rivelato nulla di che.
Cioè, non è tanto flop lui, il Benevento non si salvava, diciamo. Però non è che Campbell abbia spostato gli equilibri, vabbè, insomma. Un genere più compatta come squadra, va. Sì, però occhio, siamo 5 flop minuti. Del Genoa. Già, 5 minuti ancora abbiamo parlato solo del Genoa. Solo del Genoa. Del Cagliari. No, dell'Ajax più che altro, perché abbiamo iniziato con Van de Beek. Poi, allora, c'è quest'asse Roma Berlino. Molto, ecco, quest'asse per noi è poco gioioso, Manchester-Torino. Mamma mia. L'asse Manchester-Torino è caldissimo, perché si parla di alte percentuali per lo scambio Lukaku-Dybala. Cioè, se poi andate su una qualsiasi pagina estera inglese, guardate uno scambio Dybala-Lukaku nei commenti, ma... Non ho perché? Cioè, ti levi... Cosa ha passato, cioè, Sarri? Vendi Dybala e Cancelo, ti prendi Lukaku e Danilo. E poi, tra l'altro, sempre asse Manchester, si parla di scambio Danilo più Cuquagliaro e Cancelo. Vabbè, la cessione di Mandzukic non si lamenta nessuno. Sinceramente, non si lamenta. Però Cancelo è ora di vendere Mandzukic. Che comunque, secondo me, Cancelo 60 milioni sono anche pochissimi. Cioè, ma, allora, seguendo l'asse, Dybala Lukaku, ci perde la Juve. Però, no, vabbè, ma 60 milioni sono buoni. Non te volevi vendere. Vabbè. Oh, con i pezzi che ci sono adesso. Per adesso è uno dei pezzi più forti. Sì, parlate di Dybala Lukaku. Dybala Lukaku, ecco, allora, ovvio, la Juve ci perde. La Juve ci perde. Dybala ancora tanto da dimostrare. Lukaku negli ultimi anni ha dimostrato che deve tornare quello dei tempi dell'Everton. Deve smettere di essere Lukaku. Diciamo che Dybala avrebbe meno identità in un modulo di Sarri. Ho capito, però. Ma nel senso, inserirsi bene alla fine. Da suicidio, ma neanche troppo. Da suicidio, invece, troppo è Cancelo Danilo. Sì, ma se Ciccio dice 60 milioni sono buoni, allora 30 milioni per Danilo, ora tu come mi rispondi? No, ok, quelli no. 30 milioni per Danilo, cioè, diciamo, quelli no, non ci sto, c'è chi sostiene Darmian è meglio di Danilo, Danilo che ha fatto? No, niente, fa schifo, assolutamente niente. No, forse Danilo no, forse era Real Madrid. Ma comunque già lo scambio Danilo Cancelo è molto più basso di percentuali, perché Danilo percepisce uno stipendio di 6 milioni l'anno al City, è lontano l'accordo sia con la società che con il giocatore. Il problema è che, metti caso, diciamo che se Dybala Lukaku è un 90%, Danilo Cancelo è un 20%. Sì, e comunque trovare il terzino è un problema adesso, perché come Cancelo non lo trovo. Per ora il livello di terzini siamo terzini a terra. Destro, cioè... Poi vabbè, c'è sempre Torino-Manchester, c'è la cessione di Mandžukić allo United, probabile, ma non ci si lamenta. Comunque non c'è niente da fare che Dybala, era Mandžukić finisse. Una cosa a parte di Dybala, sono due operazioni differenti. Sì, sono due operazioni differenti, non c'entra nulla con lo scambio, a me se è concesso che lo scambio si farà, a me se è concesso che si vedrà Mandžukić. Io spero di no, però. Ma... ad osservare chi è? Ad osservare è l'Inter, è il Napoli e la Roma, perché per il Balzer centravanti. Non ci sta capendo più nulla a nessuno. Icardi, Higuain, Dzeko, Lukaku, in Serie A molte squadre stanno osservando la punta dell'anno prossimo, ma ancora si sa poco, dipende molto da Lukaku, perché se Lukaku va all'Inter si sbloccherà la questione Icardi, quindi magari pure la questione Higuain. Effetto domino, diciamo. A me se è concesso che Higuain se ne vada e non rimanga alla Juve, a me se è concesso che Icardi se ne vada, visto che ha detto che vuole rimanere a Milano. Oggi Vanna ha detto che finito, lui vuole stare all'Inter, a Milano. Dicono così, perché siccome Vanna è incinta, lui non si vuole spostare da Milano. No. Al Milan, diciamo che... parliamo del Milan, dai. Duarte, Leao. Il Milan ha acquistato due giovani. Forse Duarte, Correa. Forse Duarte è già ufficiale. Leao sì. Sì, ma Duarte è ufficiale. Che non è ufficiale, non lo so. Ha salutato in ogni caso fatta e tutte cose, manca solo l'ufficialità, insomma. Leao sì, è ufficiale. Vabbè, talentuosi, ok, ma... Dipende come si ambientano. Dipende come si ambientano, perché... Leao... Un giocatore che... ha giocato zero partite in Serie A, non è mai una sicurezza, a meno che non si chiami Ronaldo, Messi, Neymar, non lo so. E poi abbiamo avuto Cutrone, grandi. Cutrone al Wolverhampton, già ufficializzato, così come quasi ufficiale Ken all'Everton, due giovani italiani talentuosi che salutano l'Italia per andarsene in Premier. Poi c'è la questione... La storia degli italiani in Premier non è.
non è gioiosa la storia degli italiani. Infatti, forse a parte Zola, forse. Io non è che a parte Zola al Chelsea, forse. Ora non è che sono molto fiducioso in questi Kane e Cudrone in Premier League. Spero che secondo me Kane può impattarsi bene in Premier, non lo so. Lo vedo un giocatore simile a Balotelli, diciamo, come Balotelli. Simile. Abbiamo fatto i Balotelli in Premier League, ha fatto bene comunque. Cioè. Bisogna sperare che comunque la testa di Kane sia un po' più diversa, Poi ha detto che Gesù ha detto. Sì, infatti ha fatto come Gesù, se n'è andato. Poi c'era questo Andre Silva che non ho capito. Andre Silva al Monaco è saltato. Sì, ma da quello che ho le ultime notizie è che vogliono uno sconto di 5 milioni. A 25 milioni lo vogliono comprare. Accetterà il Maldini? Penso di sì, comunque, perché è sempre un plusvalenza. Poi forse che sia il Wolverhampton. Questa non lo sapevo. Che sia Wolverhampton. Pure lui? Sì, si parla in queste ore. Notizie live. Potrebbe aprire lui. Tipo la pista Bright al Milan di nuovo. Ma che cazzo, è una minchia. Cioè, vendi che sia prendere Bright. Vabbè, no, vabbè, che sia a 35 lo vendiamo e poi si parla di 25. Sì, ma non c'è Bright. No, ma ci per me no. Però tanto discusso. Minchia che sì. Lo so. Minchia che sia un trattore. Ah, poi Suso vuole un aumento di stipendio a 6 milioni. Vabbè, insomma, il Milan... Aspetta, però giustamente non glielo vogliamo dare, 6 milioni. Quindi, vattene! Cioè, ma mi sto vendendo... vuole andare alla Roma, però la Roma ci vuole offrire contropartita, non vuole darci i soldi. Chi vi offre? Non lo so, Chic, Fazio, Juan Jesus, Marcano... No. Vi prendete Suso, ve lo porto in carriola io. A proposito di Chic, in pacchetto. A proposito di Chic, in uscita dalla Roma, si parla di Borussia Dortmund. Perché la Roma è pronta a una nuova offerta per Toby Alderweireld. Comunque quanto siamo? Che c'è? Vabbè, a voglia. 11:40, insomma, un nostro classico video di mercato. Vabbè, tanto non se lo caga nessuno. Ciao ragazzi, che siete arrivati fin qua. Ciao! Siamo noi tre e altri due probabilmente. Dai, Alfonso se li guarda dai nostri video, quindi ciao Alfonso. Okay. Ciao Alfonso, non so chi sia. Ti salutiamo, il nostro grandissimo fan. Insomma, sempre. Ciao anche Flippetti, Rob. No, guarderà quei 30 secondi, però ciao anche Flippetti. Distanza Alderweireld, ok. Alderweireld, nuova offerta per Alderweireld. L'accordo ancora penso sia lontano, ma... Se lo prende un gran problema. Vabbè, è un obbligo per la Roma prendere Alderweireld. Non possono giocare con Fazio. Allora, ho letto le alternative di Alderweireld, sapete chi sono? Sentiamo. Rugani. Sì? Rugani. Sì. Hai detto Suso. Sì. L'altro non mi ricordo. Vabbè, il Suso di tutti gli juventini, Rugani. Vabbè, cioè, invece il Suso è Suso. È mio. Sì, beh, lui è anti-Suso perché non l'avesse capito, insomma, non è che ci volesse assai per capirlo. Perché sei anti-Suso? Perché mi fa cagare. Non è vero. Discontinuo me lo è. Mi fa cagare. Mi fa cagare. Fa cagare. Ma poi, cioè... No, non sto dicendo che... Non ti piace come giocatore, okay. La Serie A il movimento più caldo è questo. Centravanti. Centravanti è l'asse più caldo. Poi comunque, c'è... Comunque, diciamo che il reparto più... La difesa, è stato in Serie A, però, Le squadre che si sono rinforzate di più, diciamo, è stata la difesa. Tra poco, però, sarà l'attacco. E allora la Sampdoria Ben Arfa. Sì, l'interesse della Sampdoria per Ben Arfa, altro possibile grande colpo, però... Ora come ora non c'è niente, a parte l'interesse, diciamo, non diamo speranze ai blu cerchiati, c'è solo interesse, però, c'è solo interesse, ragazzi. Sì. Ma poi, aspetta, tornando un attimo di riflessione, tornando al Real, no? Mm-hmm. Van de Beek, quasi fatta. Okay. Ancora hanno gli occhi su Pogba che se ne dovrà andare dallo United, penso, questo probabile anche che rimanga, ma se ne vuole andare dallo United. No, fai schifo. Se ne vuole andare dallo United, quindi Pogba al Real, visto che alla Juve per ora ci sono pochissime chance. Ora dicono il Real torna prepotente su Neymar, quindi tipo, Neymar non... i soldi Florentino Perez, non lo so, o si vende qualcosa. Ma se hanno già Sardo, Neymar dove lo mettono? Sì, ma infatti... Cioè, hanno lo stesso ruolo. Cioè, ora io ho letto... Mi pare che l'ha detto Marchetti questa cosa. Il Real torna prepotentemente su Neymar, ma non ha senso sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del ruolo. Appunto, cioè... O lo metti a destra e sarà a sinistra, se no non lo so. In Premier League non si sta muovendo niente, a parte affari interni come quello di Maguire allo United. Che è il difensore più pagato di pancia, della storia. Il classico mal di pancia, non si è presentato agli allenamenti dell'Eister. 93 milioni. Si parla di 90 milioni di sterline, 89 milioni di sterline, quindi Maguire. 93 milioni di euro. Maguire, 93 milioni di euro. Bah.
Non lo so. Vabbè, Van Dijk pure, ma hanno buttato soldi per quella pippa, e ora dico vero. Pallone d'oro, vabbè. Però comunque 93 per Maguire, cioè. Direi che abbiamo finito i movimenti principali, potremmo anche salutarvi. Sì, penso signori, che... noi ci sentiamo al prossimo video, lasciate mi piace, commento, scrivete. Aspetta, aspetta, tutto. Com'è che si chiamava? Chi è arrivato fin qua... amico che nominato Sommo. Chi è arrivato fin qua gli è passo due ok, euro insomma, se sei arrivato fino a qui, commento il video, ok? A posto. L'ho visto fino a qui. Allora, chi okay. è arrivato fino a questo punto, commenti il video okay. scrivendo Flippetti Rob sei un grande. Ok, vai, ci sto. Hashtag Hashtag Flippetti Rob sei un grande. Okay, signore, ci sentiamo al prossimo video. Bella, ciao.